E ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò il primo episodio di una serie che ci accompagnerà in questi giorni in cui nel calcio reale si gioca la Coppa America. In questa serie fatta incentrata su Gonzalo Higuaín, dobbiamo portare proprio il Pipita, probabilmente l'uomo del momento che dopo una fantastica stagione col Napoli è pronto ad affrontare la Coppa America. E in questa serie dobbiamo portare a vincere la Coppa America. Nella nostra serie Higuaín vinceva la Coppa America se noi raggiungiamo il nostro obiettivo, che è quello di segnare ben 50 gol in 20 partite. Inizieremo con questa squadra, ma poi per portare a termine la nostra missione, questa squadra sarà migliorata al raggiungimento di alcuni piccoli obiettivi nostri, cioè mentre giochiamo, e proprio di Higuaín nella realtà, mentre lui gioca le sue partite con l'Argentina. Infatti, come vediamo da questa immagine, ogni gol che farà Higuaín in real life, il nostro Gonzalo Higuaín, che inizialmente 84, subirà un upgrade di versione. Infatti, al primo gol che Higuaín farà in Coppa America, toglieremo l'84, metteremo l'86 che è la versione upgrade, e per ogni gol successivo metteremo le varie versioni IF, SIF, TIF, FIF, Record Breaker e TOTS. Se Gonzalo Higuaín, diciamo, farà un gran numero di gol in Coppa America. Poi, ogni giocatore che fornirà un assist in real life a Higuaín verrà inserito nella nostra squadra. Ad esempio, se Di Maria farà un assist a Higuaín, noi metteremo Di Maria nella nostra squadra su FUT. Poi, ad ogni gol che facciamo noi con Higuaín su FUT, abbiamo diritto a un upgrade di versione a un giocatore di squadra. Ad esempio, togliamo un argento raro, mettiamo un argento non raro, mettiamo un argento raro, poi dopo metteremo un oro non raro, poi un oro raro e così via. Ad ogni tripletta di Higuaín abbiamo 4 upgrade di versione, e non uno, perché diciamo abbiamo questo upgrade in più di bonus. Poi ad ogni partita che vinceremo con quit dell'avversario avremo uno scatto di versione. E ogni partita persa avremo uno scatto in meno di versione, cioè, perché ovviamente se noi perdiamo non possiamo, cioè dobbiamo perdere comunque qualcosa anche nella nostra serie. Quindi diciamo sarà una serie che ci accompagnerà, arriverà molto spesso su questo canale, perché per portarlo a termine abbiamo bisogno di diversi episodi, calcolando che dobbiamo fare 20 partite e in ogni episodio farò, penso sicuramente, non più di 2 partite. Quindi diciamo dovrebbe essere una cosa molto divertente. Qui siamo alla prima partita, la stiamo cercando. E appunto, in ogni partita che noi giocheremo, in base a quello che faremo con Higuaín, riusciremo ad arrivare a dei potenziamenti. In questa prima partita abbiamo incontrato questa squadra, una squadra molto strana, però comunque diciamo potrebbe essere un'occasione per ricevere degli otto al terzo minuto che ha palla. Salta l'avversario, tiro a giro del rete. Primo gol di Higuaín e probabilmente primo scatto di versione a un giocatore in questa serie. Davvero un ottimo gol segnato qui dal nostro Gonzalo Higuaín. Infatti si libera di un avversario e poi punta la porta e tira un tiro precisissimo nell'angolino alto di destra. Quindi qui vediamo l'esultanza di Higuaín e possiamo scorrere ancora con Lip. In questa seconda azione Higuaín salta un avversario, ne salta un altro, ne salta due o tre insieme con un piccolo giochino di gambe, tira, ma il portiere si oppone bene e quindi va, sfiora il gol Higuaín. Per cui Bergessio serve ancora Higuaín, il portiere esce, Higuaín dà uno sguardo in mezzo, la prova a crossare, la palla è deviata, arriva il centrocampista che la mette dentro, Bergessio stoppa e tira, quindi ottimo gol di squadra, però purtroppo non abbiamo nessun upgrade perché ha segnato Gonzalo Bergessio e non Gonzalo Higuaín. Possiamo comunque vedere qui ancora il replay del gol, mentre c'è ancora qui la palla di Higuaín che si gira con una finta, tira una bordata, ma prima viene parata dal portiere e poi colpisce il palo. Poi qui c'è Castro che la serve ancora Higuaín, salta il primo avversario con la sola, ne salta un altro. Poi viene steso e ci sarà calcio di punizione. Della punizione andrà proprio Gonzalo Higuaín che tirerà molto bene, ma il portiere comunque parerà, quindi non arriva la doppietta al 37esimo per Higuaín. Arriverà poi dopo al 42esimo quando Bergessio servirà Higuaín che salterà un avversario secco, ne salterà un altro in velocità e la mette dentro col sinistro a giro sul secondo palo. Ottimo gol anche questo qui di Higuaín, che al 43esimo già ci regala una doppietta e quindi ci regala due upgrade ai giocatori. Vediamo qui un buon gol di Higuaín ingenuo secondo il mio avversario che è andato in scivolata, però diciamo Gonzalo Higuaín in queste occasioni davvero non perdona e al 44esimo porta il tutto sul 3-0. Qui parte l'azione del secondo tempo, Higuaín ne salta due con classe con la sola, salta anche il terzo, salta anche il quarto con una finta di corpo, tira una bordata sul secondo palo di destro ed è 4-0 del tripletta di Higuaín
che ci dà diritto a 4 upgrade. E poi nel gol successivo che Gonzalo Higuain segnerà, avremo ancora abbiamo ulteriori upgrade ai giocatori in squadra. Abbiamo qui il lancio proprio per Higuain, che ne salta uno, salta anche il secondo con la suola, poi può andare diretto verso la porta. Eccolo qui Higuain, ancora col secondo palo, ma il portiere la para senza problemi. Qui c'è Bergessio, gli serve ancora Higuain, ne salta uno con una finta. Ancora Higuain, ne salta un altro, arriva davanti al portiere, sbaglia. C'è la palla anche per il compagno di squadra, ma sbaglia anche lui. Qui c'è una piccola ripartenza di Andelkovic, che però perde palla, quindi Castro serve Higuain, che se ne va, rientra sul suo piede preferito, se la riporta ancora sul sinistro e tira una sassata sul secondo palo e spiazza il portiere, ed è 5-0 con poker di Higuain. Dopo questo gol fantastico di Higuain, davvero non ha fatto capire niente al difensore avversario, il nostro avversario quitterà, come vedremo a breve nelle clip, e quindi avremo un ulteriore bonus di diversione a qualcun altro della nostra squadra. Infatti si vede, ecco qui, la connessione al nostro avversario si è interrotta, quindi diciamo bene così, abbiamo, grazie a questo quit del nostro avversario, riusciamo ad avere ancora un upgrade di versione a qualcun altro dei nostri compagni. Qui andiamo a cercare la seconda partita, e dopo questo ottimo esordio in questa serie di Gonzalo Higuain, è stato ben 4 gol in una partita. E comunque c'è da dire che la squadra per ora gira abbastanza bene, cioè una squadra ben assemblata. Infatti per farlo ho preso gli argento rari, non rari, argentini, con le statistiche comunque migliori. Vediamo che l'avversario ha una rosa tutto argento, però comunque è un argento BPL, sappiamo che i giocatori BPL e argento sono tutti quanti abbastanza forti, quindi diciamo non sarà una passeggiata questa partita. Può partire subito la partita, palla a noi che proviamo a far girare il pallone subito con Catalan, che serve Rinaudo, serve, ecco qui la palla Higuain che ne salta uno, Gonzalo Higuain entra in aria, il tiro deviato dall'avversario, quindi non riesce a segnare subito Higuain come ha fatto nella scorsa partita. Qui c'è un'azione offensiva ottima del nostro avversario, con Roberts che la crossa dentro, ma la nostra difesa diciamo si difende abbastanza bene. Poi c'è un'altra offensiva sempre del nostro avversario con la sua ala sinistra, il tiro è ancora un'ottima parata di Rodriguez. Quindi diciamo inizio con sofferenza di questa seconda partita, che non è una passeggiata come la prima. Qui abbiamo un calcio d'angolo con Teixeira che lo va a battere, il brasiliano mette Teixeira del Liverpool, la mette dentro dove c'è Dawson, la nostra difesa spazza, poi c'è il tiro da fuori di ribattuta del nostro avversario, noi giochiamo la palla avanti per Higuain che però purtroppo la perde, poi Fabio Aguilar la recupera, serve il nostro trequartista che serve Higuain e qui si potrebbe aprire, infatti va in velocità, purtroppo qui ho sbagliato a rientrare perché rientrando diciamo ho tirato a giro, ma non è la soluzione ottimale per finalizzare l'azione in questa circostanza. E qui c'è Gestade che se ne scappa in velocità e ci fa gol, quindi al trentesimo siamo sotto e non abbiamo ancora segnato con Higuain, quindi diciamo la strada si inizia a complicare un po' dopo la discesa della prima partita. Poi ancora il nostro avversario che attacca, davvero non sono riuscito a giocare per bene in questa partita, qui fa il 2-0 e davvero ci taglia le gambe, perché essere sotto 2-0 al 71esimo diciamo non è proprio una bella cosa anche psicologicamente. La partita fino a qui l'ho persa 2-0, qui possiamo vedere che in due partite con Gonzalo Higuain mi ha fatto 4 gol, quindi andando a fare un breve calcolo dei bonus dobbiamo avere 4 gol, 4 bonus per la tripletta più un bonus in più perché ha fatto 4 gol, quindi ha fatto un gol in più oltre la tripletta, quindi siamo a 5, più la partita vinta con quit 6, però dovevo togliere la partita persa, quindi abbiamo 5 upgrade. Io direi di cambiare questo centrocampista, perché davvero ci può essere qualcosa di meglio, magari l'argento raro. Poi direi di cambiare il portiere, perché ho bisogno comunque di un portiere che dia più sicurezza alla difesa. Cambiamo Bergessio, cambiamo anche il COC e come giocatore che ho deciso di cambiare c'è anche proprio il COC, perché Faravelli ha 4 stelle skill, ma comunque non è niente di che.
E questi qui sono i quattro giocatori che ho deciso di cambiare io. Il quinto giocatore da cambiare lo deciderete voi. Quindi vi invito a scrivervi nei commenti qual è il quinto giocatore che volete che io cambi in questa rosa e quali argentorari, sempre argentini, volete che rimpiazzino questi quattro giocatori che ho scelto io di cambiare. Detto questo video può finire qui. Spero che questa serie di questo nuovo episodio di questa serie vi sia piaciuta e che ci seguirete e ci supporterete durante questa serie che dovrebbe essere abbastanza lunghetta e che camminerà di pari passo col cammino di Gonzalo Higuaín in Coppa America in Real Life. E da Erco per lo staff di Team Fivedale è tutto. Ci vediamo in prossimo video. Bella!